E allora, non devo fare colizzi. Grazie. C'è chi fa il gruppo di preghiera la sera e dice: ma questo mai muore? Non muore, non muore. Sono impegnato, però non posso morire. Ragazzi, è un momento molto difficile. Soltanto se stiamo tutti insieme, senza guardare a colori politici o altre cose, solo stando insieme potremo vincere questa ennesima battaglia per il futuro di questa provincia, delle nostre famiglie e di tutti noi. Grazie ai sindacati che hanno questa grande forza e coraggio di andare al confronto, non allo scontro, al confronto con tutti. Quello che noi vogliamo fare è il confronto. Vogliamo sapere che fine deve fare questa zona industriale. Non può essere che ogni anno noi siamo lì a dare un aumento di PIL alla regione e allo Stato con un prelievo enorme di risorse da questa provincia e poi dobbiamo aspettare per avere un ospedale. 30 anni fa io avevo messo 140 miliardi vecchie lire e ancora aspettiamo. Ora c'è il giochetto, ora arrivano, ora pigli, ora rifaccio. Così come la zona industriale, l'ambiente, l'occupazione, le scuole, gli ospedali, ci toccano. Non è che dobbiamo mendicare quello che ci tocca per tutto quello che abbiamo dato e continuiamo a dare. Basta, ho capito. Mi hanno fatto 100, basta, non fare comizi. No, sto scherzando. Quindi io oggi sono qui nonostante tutto l'altro, con la febbre a 39, ma essendo un discreto medico, stamattina mi sono fatto passare la febbre perché non potevo mancare a questo appuntamento. E sono felice che siate qui in questo paese che rappresenta un po' il punto nodale di tutta l'industria italiana, perché ricordo a me stesso e a tutti noi che Priolo è la zona a più alta densità di insediamento industriale d'Europa. Non possono trattarci come mendicanti. Grazie sindaco Gianni.